Un saluto a tutti al Criticone. Queste che vedete sono delle cuffie da gamer che mi sono state inviate dalla ditta Hood, o meglio Hood, vabbè. E il modello è HV933MI, che è questo qua sotto che vedete. E queste cuffie possono essere utilizzate sia per PC che per Xbox One. Andiamo a vedere che cosa hanno di particolare. Allora, innanzitutto da qua già dalla scatola si vede che hanno una frequenza di 2,4 GHz di wireless. E hanno la possibilità di essere collegate a più piattaforme, come vi dicevo prima, qua dice TV, PS3, PS4, PC, Mac e anche Xbox One o Xbox 360. Reach Detail HD Audio, quindi abbiamo un audio superiore, diciamo più dettagliato. Per quanto riguarda il microfono, abbiamo un Advanced Noise Reduction, quindi abbiamo un filtro che ci migliora l'audio nel momento in cui andiamo a parlare con altri giocatori. Questa cosa è buona perché nel momento in cui magari siamo in casa e abbiamo parecchie persone nella stanza, potrebbe essere difficile riuscire a comunicare con i nostri amici in live. Quindi andiamo a vedere le cuffie e sbagliamo il prodotto. Allora abbiamo questo che è il ricevitore. Da questa parte abbiamo una presa ottica, abbiamo una presa USB. E mentre invece da quest'altra parte abbiamo soltanto la scocca, quindi con il logo del produttore. Andiamo a vedere le cuffie. Ci arrivano tutte belle compatte, chiuse in questo modo. Per aprirle basta fare questo movimento. Quanto riguarda i controlli, qui abbiamo on-off. Questa è la presa per poterle collegare alla basetta. Qui abbiamo un LED. Qui abbiamo diciamo una ghiera che ci permette di settare la vibrazione, quindi se ne vogliamo di più o di meno. Mentre invece in quest'altro padiglione troviamo la possibilità di aumentare o abbassare il volume della chat o di premere, diciamo, fatemi passare il termine, la portante. Quindi premendo io vado a interferire col microfono escludendolo. Mentre invece per quanto riguarda diciamo quest'altra ghiera, questa fa più o meno le stesse cose di questa, quindi alza il volume del gioco e andando a tenere premuto questo tasto andiamo in pairing. Questo jack qui ci consente di collegare il nostro pad, mentre invece quest'altro ci consente di aggiungere il microfono che in realtà abbiamo all'interno di questa parte qui di cavetteria, tra poco lo tiriamo fuori. Per quanto riguarda invece la parte del comfort, vi posso dire che sembra davvero molto molto confortevole. Dovrei andare a testarla, anzi le testo subito, aspettate un attimo. Sì, confermo che sono veramente molto comode e molto morbide. Andiamo a vedere cos'altro abbiamo qui tra gli accessori. Digitale DTS, quindi con audio ottico, eccolo qui. Poi abbiamo un altro pacchetto, andiamo ad aprire per vedere cosa contiene. Allora, ci sono intanto delle manualistiche. Eccole qui. Qui abbiamo le istruzioni. Abbiamo i troubleshooting document, quindi se abbiamo dei problemi possiamo andare a cercare lì. E infine, come vi dicevo prima, abbiamo il microfono, eccolo qui, adesso lo collego tra poco. E poi abbiamo il cavetto jack che ci permette di connettere le cuffie direttamente ad una sorgente, tipo ad esempio alla televisione, se vogliamo. E abbiamo il cavetto USB per la connessione e poi abbiamo questo qui che è il cavetto se vogliamo collegarla al nostro joypad. Ok? Allora, per quanto riguarda questo, e poi un'ultima cosa, qui avevo dimenticato un altro cavetto USB che può essere utilizzato per la ricarica qui della nostra basetta. Andiamo a collegare il microfono. Ecco qua, questo è l'assetto che avranno le nostre cuffie. Come vedete è possibile manovrare il nostro microfono piegandolo come vogliamo noi. Ecco qui, perfetto.
Io direi che sono delle cuffie davvero molto molto massicce e mi piacciono, hanno un bel aspetto, davvero sembrano molto molto serie come cuffie. Tra poco le testo e vi faccio sapere l'esito di come si sente l'audio. Eccoci di nuovo qui, a test effettuati, posso dirvi che è veramente un ottimo prodotto, si sente molto bene e la cosa che mi è piaciuta di più è l'effetto vibrazione interno della cuffia mentre stiamo giocando. E io l'ho testata su una Xbox One con Joypad Elite e devo essere sincero, veramente ottima, mi è piaciuta, ve la suggerisco sicuramente.